Ciao a tutti i nostri amici cinefonici, questo è sempre il nostro canale YouTube e come vedete in mano non ho telefoni, non ho smartwatch, non ho smartphone, ma ho delle cuffie, eccole qua. DB Power, ne abbiamo già parlato quando abbiamo recensito la loro cassa Bluetooth. Vendono su Amazon, quindi vi arriva direttamente da Amazon. Hanno un loro negozio che vi linko qui come al solito nella descrizione del video. Queste sono delle cuffie, diciamo, molto molto adatte per lo sport, quindi adesso le andremo a vedere e a recensire. Sono le DB Power BE900, eccole qua. Come vedete la confezione è abbastanza standard, andiamo ad aprirla. All'interno trovate le cuffie, un cavo USB per la ricarica delle cuffie, poi avete una guida veloce che è addirittura in italiano, quindi diciamo non avrete problemi. In questo caso non avete problemi di lingue inglesi, lingue cinese e quant'altro. Qui parliamo di negozi Amazon, spedizioni dall'Italia, niente dogana e anche tutte quante la garanzia italiana e anche le guide tutte quante in italiano, quindi non avete problemi. Poi avete i riduttori per chi ha le orecchie un po' più piccole, un po' più grandi, e poi avete un comodo sacchetto per metterci dentro le cuffie. Quindi, diciamo, dotazione davvero completa, perché ecco, magari queste sono molto molto idonee, come ho detto, per lo sport, per cui magari le volete mettere nella borsa del nuoto piuttosto che nella borsa della palestra, la potete usare questo simpatico sacchetto tranquillamente. Adesso andiamo a levare questo. Andiamo a vedere le nostre cuffie, eccole qua, si indossano, diciamo, abbastanza facilmente, ecco che qua, e si mettono in questo modo, tac. Ah, qui c'è lo slot per la ricarica USB, devo dire che secondo me ci va proprio questo qui che vi danno loro, perché come vedete è un po' più lungo, vedete? Proprio per entrare in questo spazio che è un po' angusto. Quelli normali non riescono ad arrivare fino in fondo e non riescono a caricare il dispositivo, quindi dovete usare proprio questo che vi hanno loro, che come vedete ha, diciamo, il jack un po' più lungo, ecco. Allora, a parte questo, altro da vedere, diciamo che la parte, come vedete, è molto in gomma siliconica antiscivolo, molto carine, eccole qua. Qua cuffia a destra, questa è la cuffia a sinistra. E qui dove c'è il pulsante di accensione, premendo si accende, mentre da quest'altra parte, come vedete, ci sono il bilanciere più e meno. Quindi andiamo a fare la nostra accensione accendendo questo, vedete? Adesso. Premendo il tasto che si trova qui sotto, tenendolo premuto. Vedete, inizia a lampeggiare, quindi stiamo nella funzione Bluetooth ricerca. Eccoci qua nel menu impostazioni, vedete, rileva subito il telefono e le cuffie Bluetooth e le accoppia. Eccoci qua, adesso siamo accoppiati, infatti ha smesso la luce di brillare incessantemente e fa il singolo LED blu intermittente. In questo momento sono collegate, quindi ogni audio che esce in questo momento dal telefono, come vedete, ecco qua, uscirà adesso dalle cuffie anziché dal telefono. Andiamo a mettere un po' di musica, come al solito metto gli ABBA. Allora, in questo momento sta uscendo il suono direttamente dalle cuffie. Quando siete in questa situazione, come vedete qua c'è il bilanciere, se voi fate più leggero aumenta il volume, se invece fate più e tenete premuto passa alla canzone successiva, come vedete. Quindi, diciamo, con lo stesso tasto funziona su varie modalità. Devo dire, la qualità audio è veramente molto molto buona. Oltretutto, come vedete, le cuffie penetrano veramente tanto all'interno dell'orecchio, quindi anche se non sono proprio delle casse super potenti, la qualità è veramente ottima.
Devo dire, cuffia veramente adattissima a fare sport, perché qualsiasi movimento fate, diciamo che queste cuffie si agganciano direttamente sopra il padiglione auricolare, quindi diciamo che qualsiasi movimento fate siete completamente liberi di farlo e non si spostano minimamente le cuffie, quindi se volete andare a correre piuttosto che andare in bicicletta siete veramente buone. Le ho provate anche per la motocicletta, devo dire che sono un po' troppo sporgenti. E sotto al casco alla lunga, diciamo, danno un po' fastidio, quindi diciamo se è proprio per scooter e moto, devo dire un po' danno fastidio. C'è da dire che però avete piena libertà di movimenti, ad esempio quando andate in bicicletta che dovete girare, spesso a me capita quando sei in bicicletta girare poco perché non voglio far scendere l'auricolare, perché se giro troppo la testa, diciamo che a livello di sicurezza non è proprio il top del top. Invece con questo potete proprio fare qualsiasi movimento e non si muoveranno minimamente le cuffie, quindi diciamo molto molto idoneo per questo uso, anche ad esempio ne so, per andare a sciare piuttosto che quant'altro. Se magari state ricevendo una telefonata e state sciando che non sentite il telefono, da qui potete rispondere tramite questo tasto. Oltretutto potete anche tramite questo tasto potete fermare la musica direttamente, oppure se vi sta arrivando una chiamata potete rispondere tramite questo tasto. Devo dire, veramente ottime cuffie. Il prezzo 26 euro, quindi diciamo è un prezzo abbastanza accessibile a tutti se vi serve questo tipo di dispositivo. Il Bluetooth ha una, tra l'altro, come avete letto qui, ecco qui è l'ultima versione, la 4.0, quindi veramente compatibile con tutti i tipi di tablet piuttosto che smartphone, piuttosto che computer, qualsiasi cosa, insomma, devo dire, veramente veramente completa questa cuffietta. Infine facciamo un piccolo diciamo focus sulla batteria, perché ovviamente essendo Bluetooth hanno una batteria integrata. La batteria diciamo che dura fra le 5 e le 6 ore, diciamo, di musica o di chiamate piuttosto continuate, quindi diciamo una sessione di allenamento, due sessioni di allenamento, quella è la durata, si ricaricano in circa un paio d'ore, quindi abbastanza facilmente. Devo dire che come qualità audio le preferisco la qualità audio della chiamata piuttosto che quella della musica. Musica diciamo un po' troppo con i bassi un po' troppo forti, ecco, quindi diciamo poi dipende ovviamente che tipo di musica ascoltate, ecco, io sento musica leggera, non è che vado troppo oltre, però invece in chiamata l'audio mi sembrava veramente veramente molto buono. Tutto, ecco, potete switchare, non so se state facendo una corsa e vi arriva una chiamata, voi potete rispondere tranquillamente, potete agganciare, potete fare abbastanza tutte le funzioni che fate normalmente tramite queste cuffie. Devo dire, è veramente un buon prodotto. Se avete questa necessità che fate allenamenti, attività sportive e avete bisogno di una cuffia Bluetooth, perché non provare questa? La trovate su Amazon, sul negozio di Bpower, dove ci sono anche tante altre cose, casse Bluetooth piuttosto che altre cose. Andate a fare una visita a questo negozio e vedete se trovate qualcosa che vi può interessare. Per questa recensione è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao! Okay.